La maternità, con le sue gioie e i suoi punti interrogativi, al centro del libro inchiesta partorirai con Dolore della giornalista Rossana Campisi, presentato in città sabato pomeriggio nella sala degli oratori di Palazzo Moncada. 9 mesi fra falsi miti, consigli, passaparola di donna in donna, dubbi e perché che colgono la donna durante la gravidanza e prima del parto, ai quali la giornalista nissena ha provato a dare una risposta aiutando le gestanti ad affrontare la maternità, evitando così le trappole del sistema sanitario. Un viaggio nei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali italiani, ove ha raccolto dati, testimonianze delle mamme, ma anche le voci dei medici ed esperti vari, per fornire alle donne la chiave per tornare a essere le uniche protagoniste della propria maternità. Un tema attuale alla luce dei recenti fatti di cronaca. Parlare di parto è l'ultimo vero tema femminile, se ne parla sempre meno, se ne parla in toni un po' edulcorati. E fare un po' il punto sulla situazione attuale, soprattutto nazionale, sembrava proprio necessario. Primo perché insomma siamo anche l'ultimo paese nella classifica europea per natalità, ma siamo il primo per quanto riguarda i cesarei. Sono due dati abbastanza sconfortanti che ledono soprattutto la società in generale, non solo le donne, perché è uno dei più grandi errori appunto pensare che sia un tema prettamente femminile. Quindi gli aspetti salienti sostanzialmente è la conoscenza che spesso viene negata, viene presentata parzialmente, quindi, ed è quella che poi crea ansie, crea disinformazione e che è alla base delle grandi paure, delle grandi ansie e anche di quel, così se vogliamo, grado di imprevedibilità che si somma a un evento potenzialmente comunque pericoloso e imprevedibile come già lo è il parto. L'autrice ha iniziato la sua esperienza di giornalista nella redazione palermitana della Repubblica e poi è approdata a Milano, ove vive e collabora con varie testate, tra cui Gioia, Vanity Fair e Donna Moderna. Ad intervenire alla presentazione l'assessore alla cultura Marina Castiglione, il presidente della Proloco Giuseppe D'Antona e le responsabili dell'associazione Allattamore. Ormai Allattamore è un punto di riferimento per le donne che si accingono a diventare mamme, grazie soprattutto alla nostra esperienza virtuale ma anche di vita reale. Infatti con i nostri gruppi WhatsApp seguiamo il prima, il durante e il dopo, quindi con i corsi preparto, quando le mamme appunto sono dubbiose e ansiose per quello che accadrà, ma anche durante il parto. Il nostro sono sempre dei parti corali, dei parti condivisi, ma anche e soprattutto il postpartum, che spesso lascia le mamme da sole in preda a mille dubbi e a mille ansie. Invece i nostri gruppi riescono a colmare questa solitudine delle mamme e riescono a dare sostegno per promuovere l'allattamento al seno, ma anche per promuovere stili di vita salutari e comunque consentire alle donne di condividere questo momento importante.